Andiamo allora in diretta da Pescara, linea a te Paolo. Sì, grazie Alfredo, un saluto a te, ai nostri telespettatori, un ringraziamento particolare al professor Parruti, come ricordavi giustamente tu Alfredo, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale civile di Pescara. Siamo all'esterno del Covid Hospital, professor Parruti, dove si trovano attualmente quante persone ricoverate? Dunque da ieri abbiamo avuto due nuovi ingressi, ma per una buona notizia, perché sono stati dimessi dalla rianimazione gli ultimi due pazienti, per fortuna che nel weekend sono nettamente migliorati, quindi adesso abbiamo 21 malati ma nessuno più nella sezione di rianimazione. Passata l'emergenza, si guarda ovviamente, come diceva anche il collega Alfredo Primante da studio, si guarda alle prossime settimane, ai prossimi mesi. Qual è la situazione? Insomma, se possiamo rassicurare i nostri telespettatori su comunque un'estate relativamente tranquilla per quella che è comunque una pandemia. Allora, noi siamo perfettamente preparati a questo punto e non perdo mai l'occasione per ringraziare sia la dirigenza locale che quella regionale che hanno nettamente favorito l'attuale assetto organizzativo con la consegna oramai a giorni della restante parte delle sezioni nuove del Covid Hospital. Quindi noi siamo perfettamente in condizioni di gestire eventualmente risorgenze di piccoli focolai epidemici che dovessero interessare eventualmente anche la nostra regione, perché se tutto va bene riusciremo a inglobare la gestione delle aree Covid fino a un massimo di 30 persone, quindi comunque un'area significativa nell'ambito dell'attività rinnovata delle unità di malattie infettive, pneumologia e nuova terapia intensiva. Quindi in questo ambito dovremmo riuscire senz'altro a essere efficienti anche a fronte di piccole ricorrenze. Professore, è inutile sottolineare che questo Covid Hospital di Pescara è un'eccellenza non solo della nostra regione, ma è una struttura davvero fondamentale anche per il futuro, perché ovviamente si guarda l'autunno, si guarda anche all'inverno tra qualche mese. Insomma, in queste ore si rincorrono anche voci, dichiarazioni di autorevoli esponenti anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità su quella che potrebbe essere, un nuovo ritorno, una nuova fase della pandemia. E qual è il suo pensiero? Allora, bisogna essere assolutamente realisti, cioè l'OMS sta dicendo cose da un osservatorio globale assolutamente corrette. Noi dobbiamo considerare che tra il 20 di giugno ed oggi abbiamo avuto oltre 2 milioni di nuovi casi di Covid nel mondo. Quindi il virus è tutt'altro che fermo, è altamente replicante, dovunque sia lasciato libero di circolare ha un'efficienza che è assolutamente invariata, se non addirittura superiore a quella dell'inizio dell'epidemia. Quindi la possibilità che per ritorno da aree a fresca, a recente e attuale circolazione possa essere un ripopolamento possibile, un ripopolamento degli asintomatici e dei sintomatici nella nostra regione è tutt'altro che peregrino. Per questo sottolineavo il fatto che l'organizzazione che ci accingiamo a varare è perfettamente in condizione di gestire piccole ricorrenze tempestivamente circoscritte nel nostro tessuto senza danni sostanziali. Alfredo, a te la linea per qualche domanda ovviamente al professor Parruti. Sì, allora chiaramente dal nostro punto di vista, dal punto di vista abruzzese, ma anche dal punto di vista più globale della regione Abruzzo, forse è anche il momento di tracciare un bilancio di quello che è stato da marzo fino ad oggi. La mia domanda è: cosa si è fatto bene e cosa secondo lei ci ha colti impreparati quando c'è stata l'esplosione della pandemia nella nostra regione? Ma allora, globalmente diciamo che noi abbiamo avuto una connotazione molto fortunata. La connotazione fortunata da un certo punto di vista è stato che il numero dei casi che ci hanno afflitto, sebbene davvero imprevedibilmente alto, non ha mai ecceduto la capacità di recettività della rete regionale. Cioè
Pescara in primis ha dovuto inventarsi una ricettività che è arrivata fino a 200 persone tra terapia intensiva e ricoveri subintensivi ed ordinari, però quando non ce l'ha fatta più la rete ha sempre potuto recepire, cosa che in realtà in molte altre regioni non è successa con la stessa efficienza. Quindi il bilancio che io traccio in questo momento è di una grande gratitudine a tutti gli attori che hanno permesso una risposta eccezionale, possibile e realizzabile, una escalation e una de-escalation del sistema di assistenza molto flessibile, molto diciamo dinamica nel suo divenire. Dove abbiamo mancato? È difficile dire, perché questa azienda in realtà è riuscita a procurarci risorse nella misura in cui le abbiamo richieste in questa circostanza, in termini di nuove unità di personale infermieristico. Forse l'unico limite è stato proprio la necessità di ricorrere in maniera massiccia al lavoro costante di poche unità di personale, per la mancata possibilità di reclutare altri specialisti e quindi nuove energie diciamo di gestione dell'area Covid in fase acuta. Per questa ragione io spero che la nostra regione, e così vado alla proposta, ci aiuti a pianificare al più presto quello che sarà il nuovo fabbisogno di questa rete per mantenere questo livello di efficienza costante nel tempo. Noi non possiamo pensare di giocare ancora a lungo sullo straordinario e sull'extraorario di tante persone come abbiamo fatto in questo momento. Per mantenere un sistema perfettamente efficiente con una capacità di flessibilità nello stato di allerta costantemente abbiamo bisogno di risorse nuove, forse questo è stato l'aspetto più negativo, una certa difficoltà a reclutare e quindi la necessità di una programmazione urgente. Senta, professore, lei ha vissuto un po' tutta la fase, diciamo, di picco dell'epidemia e anche quella discendente. Che cosa è cambiato da marzo ad oggi, dato che ci ha detto che il virus nel mondo si sta espandendo, questo lo sapevamo, e che non ha perso di replicabilità, quindi di efficacia? Quello che è cambiato in Italia è stata l'efficacia del lockdown. Cioè, nel momento in cui noi non abbiamo avuto per 45 giorni nuove diffusioni di contagio sostanziali, noi abbiamo avuto un virus che, permettetemi il termine, è invecchiato nei portatori già acquisiti nel mese di marzo e di aprile, quindi è montata la risposta immunitaria delle persone, anche delle tante persone che sono rimaste positive, ma chiaramente con cariche ben diverse. Per cui la lezione che dobbiamo imparare è che questo virus, fino al vaccino, non tenderà ad indebolirsi, non è una questione genetica che ci può salvare soltanto un'adeguata vigilanza sull'impedire che si riabbia una nuova trasmissione locale. Se noi impediamo una nuova trasmissione locale, riusciremo a controllare la situazione qualora ci fosse qualche singolo isolato cluster di casi, in modo efficiente, senz'altro. E quindi mascherine, distanziamento sociale, anche in spiaggia dove vediamo delle scene, insomma, dove chiaramente le persone anche probabilmente provate da quello che si è vissuto nei mesi scorsi si lasciano un po' andare alle regole. No, l'osservazione che lei fa è giusta, io sono giorni che la mattina uscendo di casa dimentico la mascherina, vuol dire che anche la mia mente non ce la fa più, per cui non vi nascondo nulla di ciò che è la mia esperienza personale, ma la dobbiamo portare, poi ci dobbiamo aiutare. Ho letto delle cose molto interessanti nelle ultime ore su varie riviste internazionali, proprio sul peso di questo distanziamento sociale che è totalmente innaturale per l'essere umano, ma dobbiamo reggere ancora un po', perché se noi cedessimo al grave peso di questo distanziamento innaturale potrebbe accomunarsi il grave peso di una ripresa della circolazione del virus, perché è tutt'altro che teorica, il mondo è globalizzato, ciò che sta accadendo in Brasile, che sta accadendo a Luanda, che sta accadendo in alcune città africane, che sta accadendo nella vicina Russia è sotto casa nostra, quindi non abbiamo lo spazio per rilassarci più di tanto.
L'ultima domanda che le faccio prima di tornare da Paolo riguarda quello che è stato il dibattito nella comunità scientifica di qualche giorno fa e che prosegue con ad esempio il professor Zangrillo, che ha detto i pazienti che arrivano non hanno, diciamo, la stessa forza della malattia rispetto a quello che abbiamo visto nei mesi precedenti. Dal suo osservatorio, da quello che ha potuto vedere lei in corsia, è così anche nella nostra regione, cioè i pazienti che arrivano sono meno gravi rispetto a prima? Allora, guardi, io sono assolutamente meno gravi. Sono assolutamente meno gravi quelli che sono arrivati nelle ultime settimane, perché erano tutti infetti da tempo. Cioè è sempre lo stesso discorso, anche pazienti apparentemente pescati sul territorio tra gli asintomatici non erano infezioni fresche, erano infezioni che probabilmente si protraevano da tempo in forma più o meno asintomatica. D'altronde non ci scordiamo la piramide, la dinamica di questo virus. Perché emergano 10 casi sintomatici gravi, occorre che ci siano state almeno tra 500 e le 1000 trasmissioni, ed è quello che noi stiamo impedendo. Perciò il virus sembra più debole, perché intercettiamo sempre fasi e casi asintomatici avendo ridotto la trasmissione. Il segreto è stato proprio lì, è stato nelle misure di interesse pubblico estremamente efficaci che abbiamo preso. Paolo. Sì, per chiudere due domande flash, professor Parruti. La prima, all'infettivologo chiedo, secondo lei quando bisognerà ancora attendere per questo benedetto vaccino? E poi la seconda domanda collegata anche a questa. Si parla tanto della vaccinazione anti-influenzale per il prossimo autunno, lo abbiamo letto anche nei giornali nelle ultime ore. Quanto è importante e quanto sarà importante vaccinarsi per l'influenza in autunno? Sarà più importante che mai per ridurre la comorbidità tra circolazione del virus influenzale o dei virus influenzali e eventuale ripresa della circolazione del virus corona. Da questo punto di vista è molto molto importante che più che mai siamo attenti a ridurre il numero dei casi di influenza quest'anno. Detta però, in questo ci dovrebbero aiutare anche le mascherine, se continuiamo a usare bene le mascherine ci potrebbe essere anche un ritardo nell'arrivo dell'influenza quest'anno, quindi speriamo di essere bravi anche sotto questo profilo. Per quanto riguarda i dati sui vaccini, i dati sul primo vettore, che è l'adenovirus 5, che è stato testato, sono veramente molto belli, la pubblicazione recente fa sperare tantissimo. Non riesco a vedere ragioni per cui ci dovrebbero essere problemi di sicurezza dietro la porta e dietro i prossimi passi. Quindi mi auguro profondamente, ed è ragionevole sperare, in un percorso di commercializzazione e di sviluppo molto rapido per questo vaccino e per gli altri in corsa.